Spazio Cinema, le novità del grande schermo. Allora, Silvia, cosa ci vuoi sottolineare per questo spazio cinema? Allora, ha debuttato comunque con l'Edoardo Leo, con il Mio C'è, e al cinema e comunque ho scoperto, ho sentito che comunque ha avuto molto successo. Ricordiamo comunque che lui nasce prima come modello, poi come attore e poi piano piano ha cominciato diventa essere anche regista e addirittura anche in alcuni film dove faceva anche la regista e comunque è molto bravo, è molto semplice, comunque cerca sempre di trattare qualsiasi tipo di tematica, però sempre in maniera molto soft e cercando comunque anche di sorridere, no? Non appesantire anche comunque degli spettatori. E non l'ho ancora visto, però mi incuriosisce molto. Spero di andarla a vedere presto. Certo, allora per Spazio Cinema vorrei personalmente sottolineare, tratti dal nuovo, diciamo, strumento Netflix, che permette solo agli abbonati di vedere dei film veramente di alta qualità, volevo segnalare di Black Mirror, che è un telefilm, è una saga di fantascienza che per quelli più che ricordano le ultime saghe televisive dei primi tempi in cui c'era la Rai mandava questo genere, si rifà a Spazio 1999, però è riveduto e corretto, aggiornato con una definizione di immagine di alta qualità. E questo era per quanto riguarda il cinema.